Dopo la mancata elezione del presidente del Consiglio Comunale di Foggia, le reazioni di ogni forza politica, comprese quelle di maggioranza, convergono verso un'unica direzione, ovvero la necessità di attivare riflessioni e soluzioni di responsabilità che conducano l'amministrazione, dunque la città, ad uscire dall'impasse. Mentre i partiti di opposizione insistono in coro sulla necessità urgente che il sindaco deponga le proprie dimissioni, dal centrodestra giungono le prime valutazioni politiche di manifesta debolezza e di apertura ad un confronto con le parti di minoranza. Adesso non c'è più centrodestra o centrosinistra che tengano, adesso c'è il bene della città da fare in maniera responsabile fra tutte le forze politiche dell'amministrazione comunale. Siamo in un momento storico particolare e dobbiamo assumerci delle responsabilità. La responsabilità va assunta da tutte le forze politiche, quindi con un'apertura del dialogo, secondo la mia personale visione, a 360 gradi. Capire se possiamo andare avanti e come andare avanti. Avete già avviato una parte di questo primo dialogo in questa prima fase? Penso che la fase preliminare sia quella di concordare questa mia posizione con le altre forze politiche del centrodestra. Qualora tutti saranno d'accordo, certamente poi dovremo aprirci anche alle forze della minoranza. Sì, ormai pare abbastanza chiaro che non c'è più una maggioranza all'interno del comune e quindi probabilmente il sindaco ne dovrebbe prendere atto e rassegnare le dimissioni. È stato fatto il suo nome rispetto a un possibile candidatura e nomina di presidente? Sì, è stato fatto il mio nome, ma evidentemente era strumentale per spingere le forze della maggioranza a compattarsi. Mi è sembrato abbastanza chiaro, ieri è stata molto molto chiara la situazione. È stato sconfitto il sindaco Landella sulla politica e dalla sua stessa maggioranza. Di Mauro ha aperto ad un dialogo con le minoranze per cercare di trovare una continuità. Cosa ne pensa? Io sono contenta che finalmente il consigliere Di Mauro abbia aperto questo dialogo e quindi insieme a loro andare dal notaio se il sindaco non accetterà di dimettersi e sciogliere insieme il consiglio comunale.